Se in questo libro ha voluto ricostruire le genealogie della cultura visuale, per così dire ante litteram, non è stato per assecondare una vocazione storicistica. Al contrario, ciò che mi ha mosso è semmai un'idea di archeologia del sapere che ben conosciamo sin dai tempi di Foucault e che mi permetterei di estendere a una paleontologia che tenga conto anche di ciò che nelle immagini, negli sguardi e nei dispositivi non si lascia spiegare solo attraverso la storia, ma deve attingere a dimensioni immemoriali come quelle della biologia e più in generale delle scienze del bios. I libri sono gomitoli di storie che si intrecciano e si mescolano tra loro. Sono emozioni ed esperienze, ma anche territori inesplorati. Per iscritto è il podcast nato per esplorare questi territori di storie assieme a chi le ha scritte. Io sono Marzia Tomasin e questo è Per iscritto, la voce dei libri. Quello che avete ascoltato è un estratto dal libro Cultura Visuale, scritto da Michele Cometa e pubblicato da Raffaello Cortina Editore. Michele Cometa insegna storia della cultura e cultura visuale all'Università degli Studi di Palermo. Abi Warburg, Sigmund Freud e Walter Benjamin sono i tre grandi personaggi che Michele Cometa individua per tracciare una genealogia novecentesca della cultura visuale contemporanea. Perché proprio loro e non altri? Perché dopo Warburg la nozione di immagine è definitivamente cambiata. Dopo Freud lo sguardo è indissolubilmente legato al tema della sessualità e del bios. Dopo Benjamin la nozione di dispositivo e ambiente mediale sono irrevocabilmente mutate. Ed è dallo studio e dall'analisi di questi tre autori che si possono prefigurare gli sviluppi futuri della cultura visuale, come ci racconta il professor Michele Cometa in questa intervista. Professor Cometa, benvenuto a Per iscritto. Buongiorno. Professore, lei deve sapere che nella mia libreria c'è un libro che ho divorato, amato tantissimo e che ogni tanto riprendo in mano perché mi è sempre utile per la professione che svolgo. E questo libro l'ha scritto lei, si intitola Perché le storie ci aiutano a vivere. Poi, un po' di tempo fa, arriva un altro suo libro, che è l'ultimo che ha scritto, che si intitola Cultura Visuale. Raffaello Cortina è l'editore di entrambi i libri. Ora, nella mia ignoranza, le dico la verità, mi sono anche chiesta come mai, che cosa c'entra, cioè ho avvertito proprio come una sorta di distacco tra i due libri. Poi ho capito, tra letteratura e cultura visuale esiste un legame molto forte e lo scopriamo appunto leggendo il suo ultimo libro in cui lei, attraverso tre figure paradigmatiche, Abi Warburg, Sigmund Freud e Walter Benjamin, cerca di tracciare una genealogia novecentesca della cultura visuale contemporanea. Professore, che relazione c'è dunque tra la letteratura e la cultura visuale? Beh, contrariamente alla mia abitudine, comincerò con un fatto meramente autobiografico. Io ho avuto la fortuna e ancora, diciamo, ho la fortuna di appartenere a una generazione che ha cominciato con studi letterari abbastanza tradizionali, in particolare nel mio caso la germanistica, quindi lo studio della letteratura tedesca, ma proprio lo studio della letteratura tedesca ha subito fatto venire, diciamo, il primo grande nodo al pettine, che è un nodo appunto a metà tra letteratura e immagine. Cioè, i germanisti negli ultimi decenni del Novecento, e quindi insomma la generazione dei nostri professori, si sono resi conto che non era più possibile studiare la letteratura tedesca tenendo gli occhi chiusi, come io dico sempre ormai anche durante la lezione. Quando io facevo letteratura non entrava in classe neanche un'immagine, eppure studiavamo autori che avevano vissuto tutta la vita a contatto con le immagini. Prendiamo il caso di Goethe. Cosa ha fatto la germanistica in particolare, ma non solo la germanistica? Ha cominciato a comprendere un fatto, cioè che questi autori, sì, certamente sono stati grandi della letteratura, ma tenevano gli occhi aperti sul mondo da moltissimi punti di vista, tanto per cominciare ovviamente l'arte, e nel caso di Goethe
che era circondato, era, anche lui viveva, ne parleremo più avanti, in una sorta di iconoteca personale. Lui era circondato da gessi, da immagini, da stampe, da figure, da libri illustrati, e lui stesso tra l'altro si adoperava per fare mostre, per esempio, per esporre questi oggetti. Ecco, oggi cominciare un discorso sui grandi classici della letteratura senza tenere gli occhi aperti, come dico io un po' provocatoriamente, è veramente un crimine. Spesso ci costringe a mancare completamente il nostro obiettivo. Per esempio, capitava spesso nei primi tempi, tutti ti contestavano e ti dicevano: ma lei fa il letterato, ma come pretende adesso di comprendere anche la storia dell'arte, le immagini, soprattutto se le immagini non sono semplicemente quelle della storia dell'arte, ma sono quelle della contemporaneità, quindi le immagini televisive piuttosto che la videoarte, piuttosto che la pubblicità. E io rispondevo politicamente dicendo: sì, credo che sia assolutamente necessario. Provate, per esempio, a pensare quando si studiava William Blake a scuola. Questo succedeva, ma succedeva anche all'università, senza tenere conto che quello era uno straordinario pittore, uno straordinario. Non esiste una riga di William Blake che non sia illustrata. O come nel caso della letteratura italiana, che noi spesso dimentichiamo. Ma ci siamo resi conto che la prima edizione, diciamo, sensata e pensata da Manzoni dei Promessi Sposi è stata illustrata e voluta illustrata da uno come Manzoni, che letteralmente scendeva giù per scegliere le immagini che avrebbero illustrato il suo capolavoro, che è un capolavoro che ovviamente fonda la cultura italiana. Ecco, io penso che per fare i buoni filologi, per fare i buoni letterati, forse diciamo, è assolutamente necessario aprire gli occhi, e questo ci ha permesso di riscrivere gran parte della storia della letteratura. Ci siamo resi conto che non soltanto gli scrittori vedono cose, descrivono cose, raccontano d'arte, raccontano di quadri, ma addirittura spesso producono quadri. Provate a immaginare come si fa a parlare di Günter Grass piuttosto che di Dürermatt, parlo sempre dei miei amati tedeschi naturalmente, senza rendersi conto che erano degli straordinari pittori, degli straordinari incisori, eccetera. Allora, ecco, il nesso per me è assolutamente naturale, insomma, la storia della mia formazione, dell'evoluzione poi della mia formazione. Questo ci ha permesso di scoprire tutta una parte della letteratura. Altro che non ci arriveremo mai, rimarrete sempre dei fantastici dilettanti in storia dell'arte. No, diventeremo dei filologi sempre più agguerriti e sempre più seri. E leggendo il libro proprio si percepisce questo e si cambia completamente la prospettiva, almeno questo è quello che è successo a me. Entriamo, professore, più nel dettaglio di questo libro, che è proprio un'introduzione alla cultura visuale. Come dicevo prima, lei utilizza tre figure, Abi Warburg, Sigmund Freud e Walter Benjamin, e non è un caso se ha scelto proprio loro, poteva sceglierne di altri, e invece ha voluto proprio questi tre grandi personaggi, perché tutti e tre avevano in comune un'immagine, un desiderio infantile all'inseguimento del quale è stata vissuta tutta la loro vita. E poi, secondo lei, sempre loro tre possono aiutarci a capire ciò che si dovrà ancora fare con la cultura visuale in futuro, quindi sono utili per il suo sviluppo. Partiamo allora da Abi Warburg, che è l'immagine. Tutta la sua vita è stata caratterizzata dalle immagini che per lui erano strettamente legate alla memoria di una società e alla sua cultura. Come lavorava però Warburg con le immagini e perché proprio il suo modo di farlo è importante ai fini della cultura visuale? Allora, questo libro aspira ad essere appunto un'introduzione. Come tutte le introduzioni, deve andare verso una semplificazione. Non che il libro sia semplicissimo, anzi, questa è l'accusa che fanno spesso i miei lettori, anche i più agguerriti, cioè sì, ma alla fine è un po' complicato. Sì, sarà molto complicato, ma io questa volta ho cercato di fare uno sforzo, diciamo, di riduzione, e quindi di legare questi tre nomi. Sono solo tre dei possibili nomi che possiamo mettere in una genealogia di una disciplina che ormai ha una sua dimensione internazionale. Esistono dei corsi di laurea in cultura visuale, dei master, dei dottorati in giro per il mondo, anche in Italia adesso sempre più in alcune sedi,
e fa parte dell'offerta formativa, diciamo, naturale, sia di scienza della comunicazione piuttosto che di filosofia ed estetica. Semplificare il significato naturalmente è andare a colpi d'accetta e quindi dire vabbè, scegliamo questi tre. Naturalmente sono tre molto particolari, immediatamente uno dice, vabbè, tanto per cui sono tre tedeschi. Sì, sono tre tedeschi, d'altronde, io parlo delle cose che conosco. Credo tuttavia che siano però tre figure, diciamo, fondamentali, perché ci permettono di, illustrare, se non proprio in poche battute, ma neanche in tantissime pagine, il fatto che la cultura visuale come disciplina, se un senso ha, è quello di avere individuato un nuovo oggetto di studio. L'immagine e anche l'immagine d'arte è stata studiata da moltissime discipline, a cominciare ovviamente dalla storia dell'arte, dall'estetica e anche oggi si parla di antropologia delle immagini, sociologia delle immagini. La cultura visuale ha la pretesa, questa è l'ipotesi che io faccio nel libro ed è per questo che cerco poi di ridurre tutto a uno schema, triadico. Alla pretesa di tenere insieme questi tre aspetti della storia delle immagini. Da un lato le immagini, quelle che vengono prodotte e che sono soprattutto immagini che stanno su un supporto mediale, che può essere un quadro, ma può essere anche Instagram, per intenderci, e quindi un'immagine digitale. Dall'altro gli sguardi che si posano su queste immagini e che quindi hanno a che fare con una dimensione che è la dimensione del corpo, la dimensione della percezione, la dimensione del nostro essere fisicamente nel mondo e guardare appunto. E ultimo, ovviamente inter pares, la questione del dispositivo, cioè dello strumento mediale che ci permette appunto di fare queste esperienze visuali, di vedere delle immagini, di guardarle con i nostri occhi, eccetera. Ecco, la cultura visuale, diversamente da altre discipline che si sono occupate delle immagini, cerca sempre di tenere insieme questi tre aspetti. Ecco, io credo che le vere grandi svolte nella storia delle immagini, nella storia della teoria dello sguardo e la storia della teoria dei dispositivi possono essere considerati appunto Abby Warburg, per quello che riguarda l'immagine, dopo di lui la nostra idea di immagine è completamente cambiata, come diceva lei, e il suo metodo, il suo modo di lavorare, certo, ha aperto prospettive che gli storici dell'arte neanche immaginavano, anche se noi sappiamo che Warburg è stato un grandissimo storico dell'arte. Freud si è interrogato per la prima volta sul tema dello sguardo, legandolo, ovviamente, si chiamava Freud, alla sessualità e quindi di conseguenza anche al corpo, alla percezione, alle emozioni, ai sentimenti. E Benjamin è stato sicuramente un grande teorico dei media, diremmo oggi, lo sappiamo, ha scritto opere fondamentali. Ecco, la cultura visuale ha la pretesa di mescolare costantemente questi tre aspetti. Io ho scelto questi tre autori, ma potremmo fare tranquillamente un upgrade e spostarci di 50 anni avanti e trovare altri autori fondamentali. Nel libro spesso emergono, cioè è chiaro che quando parliamo di Atlanti delle immagini, che è il grande tema di Warburg, possiamo pensare anche a Marshall McLuhan che faceva Atlanti delle immagini, o possiamo pensare a un nostro contemporaneo autore, pensate per esempio al grandissimo Gerhard Richter, quindi forse il pittore tedesco, l'artista tedesco più importante di questi ultimi decenni, che ha costruito un Atlante delle immagini. Io credo che non sia un caso. E semplicemente l'Atlante è una strumentazione, appunto è un dispositivo che organizza sguardi molto complessi e che produce in qualche modo un discorso sulle immagini, ed è questo il punto, ed è questa la grande novità, anche spesso riducendo il potere della parola, cioè riducendo la dimensione testuale. Warburg certamente teneva conto dei testi, creava per esempio dei link fra queste immagini, se avesse avuto internet avrebbe certamente utilizzato la logica dei link, però le immagini si commentano da sole, cioè entrano in una relazione, una fibrillazione in cui non necessariamente per esempio la parola è decisiva per legarle. Lo stesso discorso vale per gli altri due, le altre due questioni. Entrando in scena la corporeità, entrando in scena la sessualità, Freud ha aperto una strada che ancora non è finita. Tutta la critica, in particolare per esempio la critica
cosiddetta femminista, ma ormai io penso che possiamo parlare di filosofia al femminile, se mi posso permettere questa battuta, che non piacerà sicuramente alle teoriche femministe. E beh, questa riflessione sul corpo è diventata assolutamente centrale, sullo sguardo è diventata assolutamente centrale ed è piena di futuro anch'essa. Lo stesso vale per Benjamin. Quando parlava di dispositivi, non parlava semplicemente della radio o del cinema, che certo lui studia, capisce e conosce. Immaginava i dispositivi come veri e propri ambienti. Oggi noi sappiamo che viviamo in un ambiente innervato, come diceva lui, da fatti mediali. E quindi, per esempio, fa esplodere la nozione di medium e la fa diventare appunto una nozione che ha a che fare con l'ecologia. E su questo poi magari ci soffermiamo, perché appunto la parte più bella del libro è quella che deve venire, nel senso che adesso questo libro ha la pretesa di fare una genealogia, ma è interessante, per me è decisivo vedere come va a finire la storia. Ecco, andando più nel dettaglio rispetto a Freud, che come ha detto lei è lo sguardo, lei professore scrive che la cultura visuale di Freud viene nutrita da tutta una serie di immagini che provengono dalla Bibbia, in particolare dalla Bibbia di famiglia dei Freud, che era stata curata dal rabbino tedesco Philipson e che era piena di illustrazioni e sulla quale, lei racconta anche questo curioso aneddoto, il padre aveva annotato tutti gli avvenimenti più importanti della famiglia, come per esempio la nascita di uno dei suoi componenti, e Freud poi ne sottolineava il testo in rosso, blu e verde, che erano i colori delle sue matite preferite. Ecco, questa Bibbia ha alimentato sin da quando lui era un bambino la sua pulsione scopica, e su di essa si pongono proprio le basi della sua cultura visuale. La riflessione di Freud è prima di tutto una riflessione sui meccanismi dello sguardo, che dopo di lui sarà indissolubilmente legato al tema della sessualità e del bios. Ma qual è il collegamento, la relazione tra l'inconscio e le immagini? Allora, innanzitutto facciamo un passo indietro, perché scopriamo le carte. Lei aveva già cominciato con la domanda su Warburg. Allora, a questo punto diciamo a chi ci ascolta qual è poi il tessuto narrativo che tiene il libro. Allora, la mia idea è che possiamo presentare questi tre autori, Warburg, Freud e Benjamin, a partire proprio da una riflessione che fa Freud, che dice, come è noto, che tutta l'evoluzione di un individuo, l'evoluzione psichica di un individuo, dipende sostanzialmente da un desiderio infantile che per tutta la vita inseguiamo e cerchiamo in qualche modo di realizzare. Nel caso specifico, appunto, questo desiderio infantile scatta davanti ad un'immagine, che è l'immagine di Mosè, che lui trova nella Bibbia che gli regala il padre. Gliela regala addirittura in due occasioni, sia quando era piccolo, verso i 7 anni, e poi quando è ormai un affermato, diciamo, studioso, a 35 anni. Lo stesso discorso vale, lei lo accennava, per Warburg. Anche Warburg insegue tutta la vita un'immagine, che sembra un'immagine banale, un'immagine senza senso, una cosa che non si dovrebbe neanche raccontare, ormai siamo abituati a, come si dice, a non tener conto delle biografie dei grandi. Ebbene, queste immagini sono probabilmente delle immagini che nascono da libri sui cowboy che arrivavano in Germania, tra l'altro proprio in quegli anni, avevano un grande successo, stiamo parlando della fine dell'Ottocento, e che il piccolo Warburg divora. E se poi pensiamo che il piccolo Warburg va negli Stati Uniti e proprio andando a cercare questi indiani, in particolare gli indiani Hopi, ma ovviamente le sue ispirazioni sono gli Apache, Cheyenne, eccetera, eccetera, e insegue, letteralmente insegue questo suo desiderio infantile, e comprendiamo che questi desideri hanno fatto la differenza. E lo stesso discorso vale per Benjamin. Benjamin da giovane, da piccolissimo, con suo zio andava la domenica o il sabato a vedere il cosiddetto Kaiser Panorama, che era questa straordinaria macchina ottica che permetteva di vedere delle stereoscopie, vederne molte, e che
diciamo, costruiva veramente lì un ambiente, e non è un caso che poi Benjamin sarebbe diventato il grande teorico dell'ambiente mediale, perché si entrava in una sala, un po' come un cinema, si pagava un biglietto, c'era una maschera e ci si appoggiava a queste stereoscopie, a questi binocoli che permettevano di vedere queste immagini. Ecco, io prendo questi tre esempi, tra virgolette, infantili, seguendo però il monito di Freud, per dimostrare che in fondo questi signori hanno inseguito disperatamente un desiderio infantile. Forse lo facciamo tutti, è difficile rendersene conto, ma prima o poi probabilmente anche noi ce ne rendiamo conto. Nel caso di Warburg sono appunto queste strane figure di cowboy, nel caso di Freud è questa immagine di Mosè. Lui si sarebbe sempre pensato come il Mosè che traghetta l'umanità verso una nuova religione, tra virgolette, non l'avrebbe mai detto, una nuova scienza che è appunto la psicoanalisi, e Benjamin che lavora sui media tutta la vita e che insegue appunto questi ambienti mediali, considerandoli per quello che sono, appunto delle esperienze anche lì di totale immersione. Oggi sappiamo quanto è importante il tema dell'immersione anche fisica, no? Attraverso fenomeni, che ne so, la realtà virtuale, tanto per dirne uno. Ecco, questa è la base, diciamo, se mi posso permettere, il plot narrativo che guida queste analisi. Nel caso appunto adesso poi di Freud, che poi in fondo è l'ispiratore. Freud racconta che appunto era rimasto sempre colpito da questo testo di Schliemann, uno dei grandi archeologi, lo scopritore di Troia, in cui appunto Schliemann racconta, dice: ma in fondo io non ho fatto altro che inseguire un'immagine da piccolo. Mio padre mi regalò un'immagine dell'assedio, della distruzione di Troia, e io sin da quel momento ho capito che avrei dovuto trovare le mura di Troia, cosa che poi in effetti fece, come è noto, andando a scavare in Turchia. Bene, Freud ci racconta questa storia per dire: guardate, non sono il solo, ovviamente, e costruisce appunto questa specie di sua mitologia personale intorno ad un'altra immagine che non è Troia, ma che è invece appunto il Mosè biblico. Nel caso di Freud, tutto questo ha implicazioni davvero per tutta la vita. Non ci dimentichiamo che l'ultimo libro di Freud è un libro sul Mosè, che lui stesso scrive sul Mosè di Michelangelo, a proposito di cultura visuale. E quello che ho cercato di sottolineare, non è una grande novità nella ricerca su Freud, ma va sottolineato, è che Freud certamente è stato il più grande mago della parola, e lo sappiamo, la psicoanalisi è questa. Però io credo che altrettanto legittimamente si può dire che è stato il grande mago dell'immagine, per i due motivi. Il primo, e rispondo a lei finalmente, perché capisce una cosa fondamentale, e cioè che lo sguardo ha a che fare con la sessualità, e siccome la sessualità, come è noto, ce lo insegna proprio Freud, è il centro, diciamo, intorno a cui si sviluppa poi tutta la personalità e quindi l'individuo, è chiaro che legare queste due cose significava, diciamo, far diventare una qualunque visione decisiva per l'evoluzione dell'individuo. E quindi noi guardiamo in quel testo straordinario del 1905, che sono i tre saggi sulla teoria sessuale, dice: noi guardiamo, ma in fondo è come se toccassimo. E questo naturalmente innesca tutto un meccanismo di riflessione sulla sessualità a tutte le altezze temporali, il bambino, l'adolescente, l'uomo maturo e via discorrendo. Seconda questione, che va molto oltre il nesso sguardo-sessualità, che già basterebbe e ci basta ancora per i prossimi anni, per intenderci, perché ancora oggi il dibattito filosofico sullo sguardo, soprattutto in ambito femminista, che chiaramente cerca di reagire a Freud, che pensa solo al maschile, come è noto, e poi ci sono voluti anni e anni di elaborazione per staccarci, e forse non è detto che ci siamo ancora riusciti, dal modello freudiano, che è un modello appunto totalmente maschile. Bene, e oltre a questo, ricordiamoci anche che Freud era un cultore delle immagini, anche lui a 360 gradi, vive letteralmente in un museo fatto di immagini, la famosa raccolta di antichità. Opera. Quando sta lì accanto al lettino, che naturalmente ha inventato lui, e facendo appello a questa popolazione di statue che stanno letteralmente attorno al paziente come stanno intorno a lui.
Basta guardare l'immagine del lettino e ci accorgiamo che il lettino stesso è circondato dall'immagine di Angre, il famoso Edipo, da un'immagine tratta dalle tombe del Fayum, i primi grandi ritratti, diciamo, di epoca romana trovati in Egitto, e eccetera, eccetera, eccetera. C'è persino un piccolo papiro raccolto a Siracusa, cosa che ovviamente da siciliano sottolinea ogni volta, e che attacca sulla gradiva, che come noto è un'altra immagine appunto fondamentale. Ecco, dobbiamo cominciare a studiare Freud non come soltanto, e su questo non credo ci sia dubbio, il grande profeta della parola, ma forse anche come il grande profeta di una riflessione sull'immagine, anche l'immagine, quella d'arte, appunto raccoglieva statuette più o meno antiche. E quando dico più o meno antiche, sottolineo il fatto che quello che contava era l'immagine. Molto spesso lui sapeva benissimo che stava comprando un falso, ma non gliene fregava assolutamente nulla. Aveva tutti gli strumenti per non farlo, perché andava in giro a Roma, per esempio, durante i suoi viaggi con un grandissimo archeologo, quindi Pollack, al quale avrebbe dovuto chiedere: devo comprare questa cosa? Quello gli avrebbe detto: no, guarda, questa è paccottiglia. Ma lui se ne fregava, perché quello che contava appunto era l'immagine, non il pezzo d'arte. Quello che contava è che questi erano i suoi sporchi dèi, come li chiamava, e che piazzava sulla sua scrivania. Ecco, ancora una volta, questo ci permette di ripensare alla storia della cultura visuale, alla genealogia della cultura visuale, scoprendo nuovi punti di riferimento. Fino a qualche anno fa nessuno avrebbe detto che Freud era un teorico dell'immagine. Sappiamo benissimo che la psicoanalisi è un'arte della parola, e apparentemente è solo questo, invece non è così, non è così già nel suo, ovviamente, ispiratore. Professore, lei ha anticipato già diverse cose su Walter Benjamin. Abbiamo visto che lui è il dispositivo, abbiamo scoperto il suo desiderio infantile, che è questa passione filosofica per lo sviluppo delle tecnologie. E Benjamin, possiamo anche dire, recupera la nozione di medium come ambiente, come atmosfera, come ha detto lei prima, che è proprio ciò che oggi ci fa parlare di un'ecologia dei dispositivi. Ma perché secondo Benjamin noi viviamo in un sistema ecologico e che ruolo hanno i dispositivi all'interno di questo sistema? Allora, qui dovrei concludere, ma in realtà lo metto come premessa. Lei all'inizio giustamente mi ha detto: ma cosa c'è? Qual è il nesso fra un libro, Perché le storie ci aiutano a vivere, che è un libro sul significato biologico, tra virgolette, della letteratura, e sul fatto che noi siamo animali che raccontano storie, anzi siamo gli unici animali che raccontano storie, e che quindi è opportuno interrogarsi, questa era la proposta del libro, su due questioni fondamentali. Il primo è che evidentemente la letteratura deve essere servita, e anzi più esattamente la narrazione deve essere servita, e in un blog come il suo la cosa è assolutamente naturale, nel senso che è chiaro che siamo animali che raccontano immagini e che raccontano storie, e che vivono di queste storie, anzi sopravvivono grazie a queste storie. Quindi, prima di tutto, c'è una prospettiva darwinista. Queste storie debbono essere servite a farci sopravvivere e a farci, per esempio, adattare in tutti gli ambienti, cosa che non tutti gli animali sono in grado di fare, anzi, soprattutto in ambienti particolarmente ostili. Evidentemente, le storie servono ad abitare il mondo, ma su questo, diciamo, siamo d'accordo. Il nesso con la cultura visuale sta proprio lì, però. Il fatto che noi, in qualche modo, facciamo un'altra cosa che deve avere a che fare con la nostra biologia, e cioè facciamo immagini, facciamo segni, facciamo disegni. In una caverna paleolitica noi troviamo delle straordinarie, le chiamiamo non a caso cattedrali della preistoria, perché sembra di essere, appunto, quando si parlava di Lascaux, di Chauvet, si diceva la Sistina del Paleolitico. E beh, certo, se uno va a vedere quelle immagini rimane davvero incantato che diciamo, degli animali che da poco avevano smesso di essere scimmie, tra virgolette, naturalmente lo dico con tutta la cautela del caso, e disegnavano cattedrali, appunto, dentro una caverna che poi non era poi così comodo come potete immaginare. E allora, l'idea è che forse noi siamo di fronte a quello che ormai, diciamo, nella riflessione teorica si chiama
biocultural turn, cioè una svolta bioculturale. Dobbiamo cominciare a occuparci di cose che ci sembravano legate soltanto alla cultura, la letteratura, appunto, la narrazione, l'immagine, l'arte, la produzione figurativa, come qualcosa che ha a che fare con il nostro bios, con la nostra biologia, che è qualcosa che diciamo, veramente ci ha permesso di sopravvivere e di essere quello che siamo, cioè degli animali, per esempio, che comunicano a una velocità e con una, diciamo, complessità difficilmente raggiungibile. Non siamo i soli, naturalmente, ma certamente, ecco, ce la giochiamo con le formiche quanto a comunicazione. La cosa sembra una battuta, ma non lo è, perché le formiche sono diciamo, altri esseri viventi che hanno degli straordinari meccanismi di comunicazione, di produzione, di manufatti e via discorrendo. Ecco, questo io credo sia il compito di questa nostra generazione, cioè ricominciare a pensare alla letteratura, alla narrazione o all'immagine, all'arte, alle produzioni visive, visuali, come qualcosa che riguarda l'Homo sapiens per sé, cioè la biologia. E d'altronde, perché avremmo dovuto? Abbiamo dismesso tante cose, abbiamo dismesso persino la possibilità di camminare a quattro piedi, per intenderci, ma non abbiamo mai smesso di raccontare storie, e non sembra che stiano per finire le storie, e non abbiamo mai smesso di produrre immagini, segni, disegni, figurazioni di tutti i tipi. Allora, il nesso fra quei due libri, che è un nesso però che vive dentro cultura visuale allo stesso titolo, è proprio, diciamo, chiamiamolo così, un nesso biologico. E nel caso di Benjamin è così. Benjamin l'abbiamo conosciuto come uno studioso, ovviamente, dei media, dei nuovi media, per esempio il cinema, della riproducibilità tecnica, quindi le tecnologie della riproducibilità. Insomma, pensavamo che fosse tutta tecnologia e tutta, comunque, in ogni caso, modernità, modernità, modernità. E certamente è così, naturalmente è così. Solo che, per esempio, quando Benjamin deve spiegare che cos'è un medium, recupera dimensioni che da un lato sono filosofiche, cioè, per esempio, pensa al medium come probabilmente lo pensava Aristotele, come qualcosa che sta a metà, che crea una quasi un'aria intermedia, un'atmosfera, appunto. Pensate a tutto il grande tema del diafano che c'è nella cultura, che dalla cultura greca si trasferisce ai moderni, ma soprattutto si va a leggere i biologi, non solo i filosofi, quindi, che già bastavano e avanzavano, no? Se pensiamo ad Aristotele, mai c'è stata una riflessione sulla poetica che è più biologica, di quella di Aristotele. Nella poetica Aristotele dice: l'uomo è un animale, e usa la parola animale, che imita. E questa imitazione gli dà piacere, lo fa fin da quando è bambino. Se questo non è un biologo che parla, francamente non saprei cos'è un biologo che parla. E poi, nel caso di Aristotele, è fin troppo evidente che è stato l'ispiratore del pensiero biologico occidentale. Ma quello che stupisce è che invece anche Walter Benjamin fa lo stesso giochetto. E quindi si va a studiare, per esempio, uno sconosciuto, oggi molto più conosciuto, per fortuna, e studiato biologo dei suoi tempi, Jacob von Uexküll, il quale aveva detto: guardate, se volete cominciare a capire che cos'è un ambiente, cominciate a partire dal principio che ogni essere vivente vede e percepisce l'ambiente a modo suo e che non esiste un unico ambiente, ma esistono milioni di ambienti che possono essere, come si dice, possono intrecciare. Ma come vede il mondo una mosca è completamente diverso da come lo vede un essere umano. Ecco, Benjamin che va a recuperare questo biologo, senza mai citarlo. La cosa divertente è questa, perché questo biologo era uno straordinario personaggio, peraltro è molto probabile che si siano incontrati a Napoli e a Capri in particolare durante, appunto, una delle tante fasi delle peregrinazioni di Benjamin. Uexküll lavorava a Napoli, diciamo, nel grande centro di ricerca
Marino, per intenderci, di Dorn. E Agamben si inventa addirittura, si inventa con tutto il rispetto, avrà i suoi motivi, diciamo, che si fossero addirittura, Benjamin avesse affittato la casa di Capri da Uexul. Ma una cosa è sicura: Uexul è un uomo di destra, frequenta ciò che Benjamin ovviamente odia. Ha un rapporto strettissimo con uno dei grandi teorici razzisti, che è Chamberlain, e diventerà, diciamo, un protagonista della destra tedesca. Cioè, penso che se si sono incontrati a Capri non si sono nemmeno salutati, ma sicuramente si sono letti. Non soltanto perché Benjamin legge Uexküll, e questo è fin troppo evidente, basta semplicemente. Io provo a farlo minimamente nel libro, dicendo: guardate, le parole di Benjamin sono chiare, vengono da Uexküll. Ma la cosa divertente è che anche Uexküll era un appassionato di cinema e va addirittura a studiare in Francia con i grandi teorici dell'immagine in movimento, Marais, eccetera. E insomma, avrebbero avuto motivo di parlare nella piazzetta di Capri se solo avessero voluto. Probabilmente invece Benjamin condanna, diciamo, al dimenticatoio Uexküll, però quando pensa alla percezione fa sua la lezione di Uexküll. L'uomo percepisce in una certa maniera, la mosca in un'altra, il cane in un'altra, viviamo in mondi che sono mondi paralleli. Nel caso di Uexküll si è detto si va verso un solipsismo assoluto, cioè sono mondi che non si possono compenetrare. Poco importa, questi sono dettagli. Quello che non è un dettaglio è che Benjamin, quando pensa alla storia dei media, alla storia della percezione, pensa in termini ecologici, cioè capisce che dobbiamo considerare un ambiente che è fatto di corpi, di strumenti che si chiamano sensi e di spazi a tutti gli effetti. Ecco, oggi la riflessione teorica sui media ha ricominciato da lì. È inutile, cioè, le più importanti proposte che ci vengono dalla cosiddetta ecologia dei media, questo fanno. Ecco perché Benjamin è appunto uno di questi eroi che io ho messo all'inizio della genealogia. Professore, alla luce di tutto quello che ci ha raccontato e che ha scritto nel libro, secondo lei la cultura visuale contemporanea in che direzione sta andando? Allora, se parliamo della cultura visuale in termini di disciplina che si occupa, diciamo, del visuale, è chiaro che soprattutto questi ultimi anni, diciamo, spingono in direzione di una globalizzazione dei saperi, e quindi è chiaro che è una disciplina che ha cominciato a comprendere perfettamente che dalla visualità passano le grandi questioni sociali, politiche, culturali del nostro tempo. Se uno va a guardare già la storia dei primi vagiti della cultura visuale, ci si rende conto, poiché la cultura visuale ha la pretesa appunto di parlare della cultura, quindi parlare della società in cui appunto ci muoviamo, quindi non del singolo quadro o del singolo video, ma come si dice, appunto, dell'ambiente in cui si sviluppa un determinato video, un determinato quadro, è chiaro che si accorge immediatamente che uno dei grandi argomenti, che ne so, sono state le Torri Gemelle, tanto per dirne una. E oggi sicuramente io stesso faccio qualche battuta nel libro. L'immaginario del Covid e l'immaginario della pandemia determinerà il nostro modo di vedere il mondo, e lo determina attraverso le immagini. Credo che nessuno oggi nel mondo addirittura non abbia visto almeno una volta il disegnino, l'immagine del Covid-19, questa pallina con tutte queste, diciamo, strane spine, questi spike appunto colorati naturalmente in rosso, con tutto quello che implica questa scelta. Ecco, la cultura visuale affronterà come disciplina certamente queste vicende globali. Le Torri Gemelle erano certamente una vicenda globale. Abu Ghraib è stata una vicenda globale, cioè l'emergere di questo enorme problema della tortura e dei disastri della guerra, e sicuramente questa pallina colorata rossa del Covid determinerà il nostro modo di vedere il mondo. La cultura visuale di questo deve occuparsi, di questo si occupa, cioè quali immagini, e soprattutto quali immagini a livello globale, fanno la differenza e costruiscono il nostro modo di vivere e di essere del mondo. Se parliamo non della disciplina, ma parliamo
in qualche modo della, così dice, produzione visuale, e beh, lì è fin troppo evidente che dovremmo anche lì ripensare seriamente tutto. Noi stessi in questo minuto siamo in un'esperienza che è un'esperienza visuale, con tutto quello che questo significa, cioè stiamo utilizzando sostanzialmente l'immagine e gli occhi e ci stiamo guardando. La cosa fondamentale della cultura visuale è però che non perde mai di vista tutto il resto, perché è vero che noi in questo momento ci stiamo guardando, ma stiamo anche parlando. Quindi non possiamo, per esempio, esercitare sensi come il tatto piuttosto che appunto la prossimità, diciamo, fisica. Però la cultura visuale non è mai da sola, ecco. Il passaggio successivo della riflessione che dovremmo fare intorno al mondo delle immagini è che le immagini non arrivano mai da sole. Probabilmente non sono mai arrivate da sole. Sono sempre arrivate all'interno di un contesto mediale multimodale. Cioè ci sono sempre delle parole lì vicino, ci sono sempre altre esperienze della, diciamo, sensibili. L'esempio della caverna primitiva, no? Del paleolitico. Certamente là ci sono immagini, però là c'è una temperatura, c'è un freddo, per esempio, probabilmente anche difficilmente sopportabile per gli individui moderni sicuramente. E c'erano dei suoni, c'erano dei rumori. Era un'esperienza multimediale. Ecco, la cultura visuale del futuro ha la necessità, proprio a partire dal discorso che facevamo ecologico, di smetterla di fare l'errore di pensare che è tutta immagine. Non è mai solo immagine, e su questo ovviamente ci dobbiamo attrezzare, perché è facile dire multimodalità, multimedialità, sono parole che ormai diciamo, ma che cosa succede veramente nel nostro cervello? Tornando alla questione del bios, perché le nostre esperienze cognitive sono multimediali e non possono che essere tali, multimediali e multimodali, nel senso che utilizziamo appunto suoni piuttosto che persino, come no, dimostra l'arte d'avanguardia, persino l'olfatto può entrare in gioco nell'esperienza. Ecco, quindi io credo che lì ci sia ancora un grande lavoro da fare, e in realtà lo stiamo facendo, lo stanno facendo soprattutto gli studiosi di media. Io mi limito a fare lo storico di alcuni di questi passaggi, però oggi, per esempio, la grande riflessione sull'immagine è una riflessione di ecologia visuale, e quando si dice ecologia diciamo appunto tutte queste cose messe insieme. E mi viene da aggiungere che le immagini ci potranno forse anche aiutare a superare questo momento, perché se pensiamo al post pandemia, speriamo che al più presto si torni a vivere la vita come era prima di questo virus, anche se forse dovremmo cominciare a viverla in modo diverso, perché qualcosa deve avercelo insegnato per forza questo Covid. L'immagine può diventare anche un dispositivo di cura, e qui torno al suo libro, a me tanto caro, perché le storie ci aiutano a vivere, le storie lo fanno, le immagini che raccontano tante storie possono essere allo stesso modo un aiuto, una cura per farci venire fuori da questo periodo difficile che caratterizza il nostro presente. Assolutamente, la questione è proprio questa: dobbiamo cercare di fare di questa esperienza disastrosa, ovviamente di questa necessità, una virtù. E ci sono degli aspetti certamente negativi, appunto non possiamo stare vicini, non ci tocchiamo, non ci stringiamo la mano, eccetera, eccetera, però abbiamo imparato a fare altre cose. Proprio adesso, qualche minuto fa, inaugurando i corsi di comunicazione, ho detto agli studenti futuri: e guardate che certamente sono stati 2 anni infernali da molti punti di vista, e la questione è adesso però che cosa abbiamo imparato e che cosa di questa esperienza ci può rimanere. E se prima pensavamo, per esempio, di studiare, faccio un esempio delle discipline che si studiano all'Università di Palermo nel mio dipartimento Scienza della Comunicazione, pensando che tutto fosse limitato a qualche giornale locale, oggi sappiamo che dobbiamo ricominciare a parlare con tutto il mondo, e possiamo farlo anche attraverso questi
mezzi che nel frattempo abbiamo in qualche modo, è stata una specie di corso accelerato, di corso intensivo, non c'è dubbio, chi di noi era mai stato così tanto davanti, soprattutto le vecchie generazioni, e invece oggi lo facciamo e non è detto che questo non ci abbia anche salvato, come diceva giustamente lei, ci sono anche degli aspetti terapeutici che possono essere considerati e che devono anzi essere compresi, studiati, utilizzati il più possibile. D'altronde, ripeto, se le immagini e la letteratura, la narrazione non ci avessero aiutato a vivere, probabilmente avremmo dismesso queste abitudini, come abbiamo dismesso moltissime altre cose, anche fisiche, perché appunto semplicemente non servivano ad aiutarci, non ci aiutavano a sopravvivere. E credo che sia fuori discussione che sia la narrazione che l'immagine ci aiutano a sopravvivere. Professore, siamo arrivati alla conclusione. Io la ringrazio tantissimo per la sua disponibilità e per questo viaggio che abbiamo fatto, per quanto mi riguarda, davvero alla scoperta della cultura visuale ed è stata una bellissima scoperta. Sono convinta che anche questo suo libro sarà un punto di riferimento, avrà un posto speciale nella mia biblioteca personale, quindi grazie di cuore e speriamo di rincontrarci per un prossimo libro. Grazie, grazie Io ringrazio gli ascoltatori e nella prossima puntata ascolteremo la voce di Istituzione.